Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Vi faccio finalmente il video haul di tutte le cosine che ho acquistato negli Stati Uniti a Los Angeles. Ragazzi, ho una busta di Sephora gigantesca. Ero entrata per comprare tipo solo una matita perché avevo finito la matita sopracciglia. Quel giorno siamo andate a Malibu e quindi sono andata da Sephora a Malibu per prendere solo la matita sopracciglia. Poi ho trovato un sacco di cose che da noi, tipo in Italia e in Europa, non esistono. Neanche in Olanda, e quindi ho dovuto assolutamente prendere un sacco di roba per farvi vedere e poi provare a testare, insomma, cosine che qua non si trovano, quindi non potevo lasciarmi sfuggire l'occasione. A parte Sephora, ho altre cosine da farvi vedere, ragazzi, anche qualche souvenir, perché mi piace sempre farvi vedere i souvenir. Quando vado da qualche parte mi piace, che tra l'altro, ragazzi, cioè rientrare è sempre così, il jet lag, il fuso orario non è mai per me un grosso problema. Poi non so se sono l'unica o se è una cosa universale così, ma quando vai verso ovest non è mai un problema. Quando torni verso est, cioè quando vai verso est, tipo quando dall'Europa sono andata in Giappone o quando dagli Stati Uniti adesso sono rientrata in Europa, ragazzi, il fuso orario mi stende. Io ancora dopo 10 giorni, tipo, non sono tornata ai miei orari soliti, che già così sono già un po' in jet lag di americano io, che mi sveglio sempre tardi e lavoro di notte, ma adesso, ragazzi, cioè, ho avuto una difficoltà veramente, il jet lag mi ha uccisa. Cioè, tipo il giorno dopo che sono tornata non riuscivo a dormire, sono andata a dormire tipo alle 7 di mattina e ho dormito fino alle 5 di pomeriggio. Mi sono svegliata con la sveglia ed è stato veramente difficilissimo in questi giorni ritornare a degli orari quantomeno decenti. Tra l'altro, scusatemi se l'illuminazione non sarà il massimo in questo video, ma qui in Olanda, e anche in Italia, ma anche qui in Olanda ancora prima, fa buio molto molto presto, quindi anche se sono tipo neanche le 4, ho dovuto accendere la luce artificiale. Preferisco sempre filmare con la luce diurna, ma per oggi così, anche se non è propriamente conveniente per noi che abbiamo l'euro, perché negli Stati Uniti tutte le cosine luxury, quasi tutte le cosine luxury, costano un pochino di più, però è anche vero che si trovano tante tante cosine in più rispetto all'Europa. Non chiedetemi perché, ma spesso nelle boutique, tipo, diverse cose che da noi, da Dior, da Chanel, erano introvabili. Io ero in lista d'attesa da mesi, andata negli Stati Uniti le trovavo lì in boutique senza lista d'attesa. Penso che loro ordino molti più pezzi nelle varie boutique e quindi hanno molta più disponibilità rispetto a noi in Europa, e quindi volevo assolutamente andare nella boutique Balenciaga perché non ho trovato qui quello che cercavo e quindi volevo assolutamente andare nella boutique Balenciaga. Ragazzi, però è successo che mi ha ricontattata Farfetch per una nuova collaborazione e ho potuto scegliere quello che volevo dal loro sito. Allucinante, perché queste cose dovevano far parte del mio shopping di Los Angeles e invece, di nuovo, legge dell'attrazione, praticamente mi sono arrivate direttamente a casa e quindi ho deciso di includere in questo video, cosa che tra l'altro mi era anche già capitata poco tempo fa, non mi ricordo bene dov'ero, però più o meno era la stessa cosa, sì, a Venezia, mi sembra, perché stessa cosa volevo andare a prendermi quella, ah no, era qui, volevo andare a prendermi la Jacquemus qui ad Amsterdam e poi ho lavorato con Farfetch e mi è arrivata. E adesso, ragazzi, stessa identica cosa, e tra l'altro ho un codice sconto per le cose luxury che posso darvi per la seconda volta in 12 anni di YouTube, quindi, ragazzi, sono particolarmente emozionata anch'io. E quindi ho due nuovi acquisti luxury, tra cui una nuova baby che si aggiungerà alla mia collezione. Ragazzi, vediamo allora la prima. No, in realtà volevo iniziare dall'altra, voglio farvi vedere prima quest'altra così, ok? Che era quella per cui io volevo assolutamente andare alla boutique Balenciaga a Los Angeles. Eccola qua, la box che mi è arrivata da Farfetch. È un sogno, ragazzi. Farfetch ha tutti i brand che io amo di più e quante volte ho acquistato su Farfetch ben prima di iniziare a lavorarci, quindi per me è stato veramente un onore iniziare a lavorare con loro. E ragazzi, quando ho visto questa felpa me ne sono innamorata, innamorata alla follia. Aspettate che, ecco, ed è di Balenciaga, appunto. Eccola qua, è bianca ed ha la scritta
spero si veda bene, Balenciaga rosa con questo effetto tipo sciolto, bellissimo, un po' street art, fantastico, io l'adoro ragazzi. Io l'ho presa taglia L perché voglio che sia un po' più comoda, quindi oversize, e ragazzi è stupenda, è felpata all'interno, quindi tiene molto caldo, la adoro troppo. Dopo che ho preso, un paio di anni fa, quella nera con la scritta Balenciaga rosa, appunto sono sempre, cioè do sempre un'occhiatina alle cosine di abbigliamento Balenciaga, e quando appunto ho visto questa sono impazzita. E poi sapete che ho preso la borsetta Jacquemus piccolina azzurra, un po' color Tiffany, un pochino più scuro, vi è piaciuto un sacco, anche se logicamente quelle borsette hanno una capienza molto limitata perché sono molto piccoline, anche se vi stupirò, ma l'ho usata comunque anche a Los Angeles, se mi avete seguito nelle storie Instagram sapete che l'ho utilizzata, ma ne volevo una anche più capiente da aggiungere alla mia bag collection, e quindi questo doveva essere un altro acquisto che avrei fatto a Los Angeles, però ragazzi è successo. Mi piace un sacco perché ti mettono sia la dust bag del brand che poi la dust bag di Farfetch, quindi ne ho due. Ed eccola qua ragazzi, tataran, tataran, non vi resta che indovinare il colore a questo punto. Sparate, scrivetemelo nei commenti, senza barare, non andate avanti però nel video che sennò non vale. E l'ho presa diciamo in pandan con la felpa che vi ho appena fatto vedere perché è bianca. Eccola qua, oh mio Dio, la adoro, un po' strano perché è tipo solo un manico. Bizzarra questa cosa, ma è bellissima, cioè io la amo, e questa è decisamente più capiente rispetto all'altra che era veramente minuscola. Eccola qui per farvi vedere la differenza, davvero tutta un'altra storia. Questa è bellissima, però appunto davvero molto molto piccolina, mentre questa finalmente ha una capienza insomma da borsa anche abbastanza grande, devo dire. All'interno c'è la tracolla. Le borse bianche io le amo, ma devo sempre stare attentissima perché io sono molto clumsy, cioè sono molto sbatto costantemente ovunque, sporco le cose con il trucco eccetera, quindi devo stare attentissimo con le borse bianche, ma sì, la amo. E all'interno c'è la tracolla, eccola con la tracolla, bellissima, mi sembra un po' piccolina, naturalmente devo, cioè è adattabile in realtà perché ci sono i vari buchini, io devo mettere sempre tutte le tracolle al massimo per la mia altezza, quindi andrò poi a appunto ad allungarla. Questo è l'interno, molto capiente, devo dire niente male, c'è una tasca unica e poi un piccolo taschino qui per le chiavi, insomma le carte di credito. Quindi sì, queste sono le mie due nuove cosine luxury da Farfetch che adoro ragazzi, entrambe della nuova collezione, sia la borsa che la felpa. Come promesso vi metterò qua in sovrimpressione il codice sconto che potete utilizzare su Farfetch, mi sento molto onorata di potervi dare un codice sconto, è 10% di sconto sulle cosine luxury ragazzi, è uno sconto molto grosso che raramente si trova, specialmente sulle nuove collezioni, praticamente impossibile, quindi sono molto molto appunto contenta di potervelo lasciare. Vi lascerò comunque il sito Farfetch giù nel box informazioni, andate a dare un'occhiata, ci sono tutti i brand migliori, sono sicura che già conosciate insomma Farfetch, però non fatevi scappare questo codice sconto perché poi onestamente non so quando ne avrò un altro da darvi per questo sito. Poi arriviamo alle cosine che ho portato da Los Angeles. Allora ragazzi, questi sono souvenir, vado sempre nello stesso negozio che si trova, è proprio ad Hollywood, praticamente sulla Walk of Fame, dove ci sono tutte le stelle di tutti i famosi, e naturalmente ho dovuto prendere qualcosina, cioè in realtà niente di che queste cosine qua, poi ci sono cose più interessanti da Sephora, ma volevo farvi vedere. Allora ho preso questa altra felpa con cappuccio, avrò forse la fissa per le felpe col cappuccio, non riesco mai a parlare, e questa è appunto, ho preso questa semplice semplice grigia, anche questa molto molto calda, felpata all'interno con la scritta naturalmente Los Angeles California in rosa. Il grigio non mi sta particolarmente bene, ok? Però il rosa sì, quindi mi sono decisa poi per questa. Poi vabbè, questo souvenir per mio papà che vuole sempre che io gli porti magliette varie, e quindi gli ho preso questa
Los Angeles, California con le palme, eccetera, e penso che il colore gli piacerà. E poi, piccolo souvenir per la mia casetta, ho preso questa snowball di Hollywood, appunto, con la stella, quella tipica della Walk of Fame, e con la scritta Hollywood, che si trova sugli Hollywood Hills, insomma, l'avete vista nelle mie storie. Tra l'altro, quando mi svegliavo, la mia vista era direttamente sul hill, sul, come si dice, sulla collina, che con la scritta Hollywood, quindi io mi svegliavo e la vedevo. Ma appunto, se mi seguite su Instagram lo sapete perché avete visto tutto, e così da vicino la vedete meglio. Non so se prima si riusciva a vedere molto bene. Non lo so, mi piaceva, ancora non so come abbia fatto a resistere nella valigia imbarcata, perché è super delicato, però sì. Poi arriviamo a quest'altro negozio. Allora, quel giorno eravamo nella Universal City, vicino agli Universal Studios, dove sono stata diverse volte. Lo sapete, vi consiglio, se andate a Los Angeles, non perdetevi la Universal City e gli Universal Studios, perché meritano davvero. E ragazzi, ho trovato questo negozio. Allora, sì, la busta è troppo troppo carina, e ho trovato questo negozio proprio lì camminando nella Universal City, ragazzi, ed aveva tutto prodotti da bagno, tipo saponette, bombe da bagno, veramente pazzesche. Guardate che bel pacchettino mi hanno fatto. E io, siccome bombe da bagno ultimamente non le uso tantissimo e ne ho ancora diverse da utilizzare, quindi non mi sono... profumo, ragazzi! Oh mio Dio, cioè pazzesco! E quindi non mi sono concentrata tanto in realtà sulle cosine da bagno, eccetera. Forse magari vi stupirà questa cosa, però ultimamente no. Spero che anche loro siano sopravvissute al viaggio in valigia, in aereo, ragazzi. Sono tutto saponette, ma sono, cioè, vi giuro, non sembrano assolutamente saponette. E io che ho la fissa per i saponi carini e belli, cioè, rendiamoci conto la figaggine di questa saponetta. Io non ci posso credere, ovviamente è un cupcake, ok, sto cercando di farvela vedere bene con la luce sparaflesciata, è un cupcake, ragazzi, il profumo è fantastico, cioè c'è anche la mini tipo barretta di cioccolato. Poi c'è la saponetta a forma di un altro cupcake, questo però è tutto arcobalenoso, shiny e colore arcobaleno, con un pretzel rosa, cioè la figaggine di questa saponetta. Oh mio Dio, cioè, guardate che roba, ragazzi. Mi sto rendendo conto in questo momento che probabilmente non riuscirò a finire queste saponette in tipo 10 anni, penso. Ma erano troppo belle. Avevo preso, mamma mia, oddio, oddio, ragazzi, questa sta di marshmallow, non ci posso credere. Questa sta di panna e fragola, cioè, oddio, bellissime. Cioè, tipo a forma di Oreo, questo biscotto sembra a me. Sembra di sì, quella stellina, cuoricino, oddio! Poi c'è questa forma di cono gelato. Cioè, ragazzi, io come facevo a vedere queste cose e lasciarle là? Mi conoscete? Non ce l'ho fatta! Ci sono anche gli zuccherini sulla panna, cioè, rendiamoci conto, il biscottino, un altro mini cono. Bellissimo. Poi cupcake mermaid con la coda di sirena, e poi questo invece è unicorno. Cerco di farveli vedere bene, sono uno più bello dell'altro, cioè guardate la coda della sirena, è il corno dell'unicorno, cioè adoro. Poi hanno tutti un profumo buonissimo, mamma mia. Mi sono resa conto in questo momento di aver preso altre due saponette uguali, cioè due coni gelato con la fragolina, tipo al caramello. Guardate che carini, non sembrano assolutamente saponi, mi rendo conto. E poi ultima, mi dispiace un po' non averne prese altre di questa forma piuttosto che quelle a forma di cono, perché secondo me sono molto più facili da utilizzare, ed ho preso questa a forma di fetta di torta. Sono le decorazioni che mi fregano, questi piccoli dettagli che però mi fanno innamorare. Quindi sì, queste erano tutte le cosine che ho preso in quel negozio, appunto solo saponi che mi dureranno tipo fino al 2040. E poi arriviamo finalmente alle cosine che ho preso da Sephora, appunto a Malibu.
che dovevo prendere una cosa soltanto e ne ho preso 500.000. Allora, io queste cosine non le ho mai viste da Sephora in Europa, però se qualche cosina l'avete trovata in Europa, insomma, fatemi sapere, magari mi sbaglio io, però penso che siano tutti brand appunto che da noi non ci sono, ma correggetemi voi se sbaglio. Di questo brand che si chiama Glow Recipe ho voluto provare i best seller e tipo un kit con i mini size dei loro best seller. Eccoli qua tutti a base di frutta. C'è il cleanser, che è questo, che è un detergente al mirtillo. C'è il tonalizzante, che invece è all'anguria, se non sbaglio, sì, che è questo qui al centro. Poi questo, sono particolarmente entusiasta di provare questo, che è una maschera con retinolo per il contorno occhi. Ragazzi, pazzesco. Come sapete, il retinolo è uno degli ingredienti chiave della skincare, della mia skincare, a cui io veramente non rinuncerei mai, perché cioè ti migliora la pelle, non ho più acne, non ho più brufoli, ho la pelle luminosa, bella, mi toglie le cicatrici, è più giovane, è un antirughe potentissimo, quindi sì, assolutamente ragazzi, retinoidi, retinolo ovunque, sempre più che potete, non in estate però vabbè, vi ho fatto tanti video in cui vi parlo del retinolo, quindi insomma lo sapete, se volete vi faccio un altro video per quanto riguarda la mia skincare, ditemi voi, e quindi sì, sono particolarmente contenta di andare a provare questo prodotto occhi. Sempre all'anguria ci sono sia la maschera per il viso che l'idratante. Fatemi sapere se avete mai sentito parlare di questo brand Glow Recipe, se avete provato i prodotti, che cosa ne pensate, perché per me è la prima volta. Poi, oh mio Dio, potevo forse vedere la linea di J.Lo senza acquistare qualcosina? Assolutamente no. Lei dice di non aver mai fatto nulla, botox, filler, niente, e di essere così perfetta solo grazie alla sua linea di skincare, cosa a cui nessuno praticamente al mondo crede, però c'è da dire che lei ha veramente una pelle stupenda, un corpo stupendo, cioè lei è stupenda proprio, è rimasta stupenda sempre, e quindi assolutamente ho dovuto prendere i suoi prodotti, che da quanto ne so, almeno per il momento in Italia ancora non si trovano, giusto? Magari mi sbaglio, fatemi sapere. Anche questo è tipo un kit con tutti i suoi prodotti, perché naturalmente dovevo provarli tutti, non potevo sceglierne uno solo, dovevo prenderli tutti. Il più famoso è sicuramente lui, That J.Lo Glow, a cui lei attribuisce insomma il segreto della sua pelle perfetta a 50 anni suonati. Devo dire che il pack è stato studiato molto 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 bene, specialmente per quanto riguarda la skincare, gli antirughe eccetera, il packaging è molto molto importante e penso che abbiano fatto un ottimo lavoro, perché sembra veramente una di quelle pozioni magiche dei film, no? Che ti aspetti che tipo si apra da sola e esca fuori, non lo so, tipo un siero pazzesco fatto d'oro e diamanti, e questo forse un po' esagerando, e questo è appunto il prodotto, 15 ml, e questo è un siero illuminante. Forse ne ho messo un po' troppo, decisamente un po' troppo. Devo dire che è un profumo molto neutro, non penso abbia un profumo se non molto molto lieve. Mi piace, devo dire, ma un profumo un po' bizzarro, sì, non dà fastidio, però non è che sia proprio buonissimo. Devo dire, mi ha lasciato, non so se si vede in videocamera, ma devo dire mi ha lasciato la pelle luminosa e anche qualche micro glitterino c'è all'interno, devo dire. Sicuramente la pelle rimane luminosa, molto molto morbida. Devo dire che è super super morbida adesso. Poi all'interno del nostro kit abbiamo, penso questa sia una crema idratante, sempre molto molto bello, devo dire, il pack, un po' trasparente, un po' oro rosa, stavo guardando se è oro oro rosa, ma è oro rosa. Sì, questa la descrivono come una wonder cream, creme miracle in francese, quindi deve essere una crema miracolosa, ragazzi. Oh wow, ok, questa mi piace, e come, è molto molto densa, forse un po' troppo. Come si applica questa crema? Cioè sembra quasi budino, tipo, per quanto è densa, anche più, lo vedete? Sembra veramente forse un po' troppo densa, e va come proprio spezzata per andare a prelevarla, cioè va tipo, non so come descrivere, ma
E la consistenza è veramente molto molto densa, ma vi devo dire la verità, io sia sul contorno occhi che sul viso amo le creme molto dense, sono quelle che rimangono meglio, che secondo me mantengono meglio l'idratazione nel tempo, non solo subito, ma rimane idratata la pelle e quelle però così dense le applico sempre solo la sera, mai di giorno, altrimenti rischio di avere la pelle un pochino troppo shiny, un pochino troppo lucida, però ragazzi, devo dire, questa crema mi piace molto. L'ho applicata sopra il siero, anche questa dà molta luminosità, ma non contiene glitter. Altro prodotto nel nostro kit J.Lo è Dead Star Filter ed è un complexion booster. Quindi dovrebbe essere un po' colorato come prodotto, vediamo. È decisamente una specie di abbronzante liquido. Che sicuramente se avete la carnagione scura potete utilizzare anche come illuminante. Molto rossiccio come sottotono, ne ho messo poco e ho la mano stra impiastricciata. Per quanto mi riguarda, purtroppo, per la mia carnagione che già così abbronzata, ricordatevi che sto sempre ancora utilizzando l'autoabbronzante. Questo per me purtroppo non è particolarmente ideale, se non forse in estate, ma non sono mai abbronzata come lei, in realtà neanche in estate, però forse appunto come terra, quando sono un pochino più abbronzata di così, però non è esattamente appunto l'ideale come colore per chi ha la carnagione come la mia. Se avete una carnagione più simile a quella di J.Lo, secondo me funziona molto meglio su di voi. E poi, ultimo prodotto, cioè questo prodotto si chiama That Heat Single, fantastico, ed è un detergente in gel crema, lo chiamano gel cream cleanser, quindi un detergente gel crema per struccare, suppongo vada bene anche per struccare o comunque appunto per detergere il viso. Volevo assolutamente controllare com'è il prodotto in sé, la consistenza, e anche questo, ragazzi, contiene delle pearlescenze. Non so perché metterle nel detergente, ma visto che lei ha sempre appunto questo suo glow, questa sua luce, no? Bellissima, questa pelle luminosa, ovviamente appunto hanno giocato molto sulle pearlescenze e luminescenze e quindi hanno deciso di inserirle, ecco così lo vedete, hanno deciso di inserire pearlescenze anche nel detergente. Fatemi sapere se vi ispirano i prodotti di J.Lo perché sono molto molto curiosa di sapere che cosa ne pensate, così di primo acchito. Poi avevo bisogno di uno shampoo secco. Sono stata a Venezia, appunto un po' di tempo fa, lo sapete, e sono stata da Sephora lì e ho chiesto uno shampoo secco qualsiasi e tipo non avevano shampoo secco in tutto lo store Sephora di Venezia. Mi è sembrata strana questa cosa. Vabbè, però l'ho trovato da Sephora a Los Angeles ed ho preso. Allora, questo brand non penso che si trovi da noi, appunto, niente di tutto quello che ho preso penso che non si trovi da noi, però penso che voi mi direte: no, invece questo si trova, ma no, questo si trova. E questo è del brand Living Proof. E la mia amica che abita a Los Angeles mi ha consigliato questo brand, mi ha detto che ha dei prodotti per capelli ottimi, e questo è il Perfect Hair Day. Elimina olio, insomma l'effetto oleoso dai capelli sporchi, sudore e odore. Ragazzi, l'ho provato ed è fantastico, ne basta pochissimo, è veramente fantastico. L'unica cosa, non so, forse lascia un po' di residuo biancognolo, però su di me con i capelli chiari non si vede, ma chi ha i capelli scuri secondo me non è proprio super ideale come shampoo secco, però appunto io mi ci trovo molto molto bene, l'ho utilizzato un paio di volte, ne basta veramente pochissimo e i capelli sembrano appena lavati. Questo fantastico, peccato che quando lo finirò dovrò tornare a Los Angeles per prendere un altro. Vabbè, vorrà dire che torneremo, in realtà già so quando tornerò a Los Angeles perché, come vi dicevo, sto un po' ragionando sul trasferimento a Los Angeles, ci sto pensando, non è una decisione che ho già preso, perché non è una decisione che posso prendere veramente in 2 secondi, perché devo sistemare diverse cose
prima di poter andare, ma ci sono grosse possibilità, insomma, quindi ci sto ancora pensando, però per il momento voglio andarci più spesso e magari fermarmi per un po' per vedere come mi trovo. Vabbè, tutto questo parlando dello shampoo, ma lo sapete, insomma, se mi seguite, avete visto gli altri video, lo sapete. Quindi sì, ho già in realtà in programma un nuovo viaggio a Los Angeles, appena tornata ho già iniziato a programmarne un altro. E poi, allora, altra cosina che ho preso, vabbè, questo di Kérastase, penso che si trovi anche da noi, ma ho visto che avevano il mini size e devo assolutamente prenderlo perché per me sono indispensabili i mini size quando viaggio per non portare tutte le boccette, tutti i prodotti giganteschi che occupano un sacco di spazio e pesano tantissimo. E quindi di Kérastase ho preso questo Refreshing Dry Shampoo, insomma. Questo tra l'altro contiene anche vitamina E. E sì, ed è un mini size dello shampoo secco perché avevo quello di Herbarst in mini size che ho finito e quindi quando viaggio ho assolutamente bisogno di averne uno piccolino. Altro prodotto che non ho mai visto da noi è questo di In Beauty Project. Questo è il brand e questo è il prodotto che è una pimple paste, quindi una pasta per brufoli. Questo è appunto un prodotto che si applica sul brufolo, su un brufolo, e poi durante la notte dovrebbe sparire, dovrebbe andare ad asciugarlo durante la notte. Mi hanno parlato bene di questo prodotto, quindi volevo assolutamente provarlo, anche se veramente ultimamente, adesso ovviamente domani me ne sfruttano 50, però ultimamente, anzi è da un bel po' ormai che non ho più brufoli, da quando sto tanto tanto attenta alla mia skincare e anche di più a bere tanta acqua, perché era un periodo che appunto non ero bravissima, però appunto ultimamente non ho praticamente quasi mai brufoli, me ne spunta uno ogni tanto. Quando mi spunterà, testeremo questo prodotto che da quanto appunto ho sentito è tipo fenomenale, il migliore. Poi ho scoperto che negli Stati Uniti, in tutti gli Sephora degli Stati Uniti, c'è la linea make-up e skincare, se non sbaglio anche, soprattutto make-up c'era, di Patrick Starr, che insomma è uno youtuber che penso conosciamo tutti, però appunto Sephora negli Stati Uniti ha la sua linea, il suo marchio che si chiama One Size. Questo è il packaging e questo è appunto il brand One Size OS. E quella che ho preso io è una cipria. Siccome era in versione mini, piccolina, così, ed era disponibile in versione translucent, quindi trasparente, ho voluto appunto provarla. E questo è il pack. C'è scritto translucent, mi aspettavo che fosse bianca, in realtà invece ha un po' di color carne, tipo sì, un beigiolino. Spero che possa andare bene per me perché ho un sottotono molto rosato e se applico prodotti che hanno invece un sottotono giallino, quindi che più che sul rosa vanno sul beige, tende a spegnermi proprio il colorito, quindi spero che vada bene perché c'era scritto translucent e mi aspettavo fosse bianca, non colorata, ma magari una volta applicata è completamente trasparente. Però il packaging, devo dire, mi piace moltissimo. Forse la box non tanto, ma il pack del prodotto in sé sì. Poi vabbè, queste me le ha regalate la mia amica, perché le ho viste, non le avevo mai viste, così sono delle mini salviettine struccanti, ragazzi, così piccoline, ce n'è solo una all'interno di ogni pack, sono di Neutrogena e super super utili, tipo se salgo in aereo truccata e devo dormire in aereo, cioè tipo ti strucchi e non devi portarti lo struccante che ovviamente è liquido, non puoi neanche portare nel bagaglio a mano, queste sono fantastiche. Non le ho trovate da Sephora, appunto me le ha regalate la mia amica, però dovevo troppo farvele vedere. Non penso che da noi ci siano così piccoline, monouso, ma sono fantastiche. Altro brand di skincare che da noi non si trova è questo, si chiama Super Goop. Eccolo qua, Super Goop è il nome e questa è una crema con fattore protezione 40. Se mi conoscete bene sapete che se ci fosse stata la 50 avrei preso la 50. Non c'era, però la 40 va bene, basta andare a riapplicarla un pochino più spesso. Pochi sanno che le creme con fattore protezione funzionano così, cioè se mettete una fattore protezione 10 la riapplicate molto 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 spesso, è la stessa identica cosa che applicare una 50
applicandola meno spesso, ok? L'importante è andare sempre a riapplicare, però ovviamente se applichiamo fotorevoluzione 10 dobbiamo riapplicarla costantemente, quindi ovviamente preferisco 40-50 per non dover riapplicarla di continuo. E questo molto molto interessante perché è 100% minerale ed ha un effetto matte, quindi un effetto opacizzante, che ho sempre un po' questo problema con le creme sunscreen perché mi lasciano sempre la pelle troppo lucida, e questo deve essere anche ottimo per il viso, e deve essere anche ottimo, ho sentito, come base per il trucco da applicare sotto il fondotinta. E poi ultimo prodotto, ultimo brand che da noi non si trova è Kate Somerville ed è un acne treatment. Eccolo qui il prodotto, anche questo va applicato sui brufoletti e te li asciuga durante la notte. Questo mi ricorda molto un prodotto che mi era stato inviato da Sephora un po' di tempo fa e che era miracoloso contro i brufoli, veramente me li asciugava in una notte, cioè la mattina dopo erano molto meno gonfi, non facevano più male, si vedevano molto meno, riuscivo a coprirli molto più facilmente. Dopo due notti con questo trattamento erano scomparsi. Ho finito quel prodotto purtroppo, e quando ho visto questo di Kate Somerville mi sono detta mio, perché è uguale, identico, però l'altro era scuro, questo è più chiaro ed è a base di, in inglese si dice sulfur, solfati, non so dirlo in italiano, comunque non va agitato, va prelevato il prodotto con un bastoncino di cotone, sempre pulito, mai applicare, poi riapplicare, mi raccomando. Bastoncino di cotone va applicato sul brufolo, si lascia asciugare e ragazzi, in una notte vi sgonfia o completamente o quasi completamente i brufoli. Appunto, questa è l'alternativa che ho trovato negli Stati Uniti. E poi ultimo prodottino, anche questo è stato un regalo della mia amica, perché mi sono innamorata di questi rossetti che da noi non si trovano, lei ne aveva diversi ancora nuovi tipo nella scatola, e quindi mi ha regalato questo, ragazzi, cioè ammiriamo assieme il packaging rosa glitteroso di questo rossetto, che c'è, è bellissimo, ed è di questo brand che si chiama Pur, e hanno fatto una linea dedicata a Barbie. Si apre in questo modo e questo è il rossetto, ragazzi, guardate che meraviglia di glitter, wow. E quindi mia family, questo è tutto per quanto riguarda i miei ultimi acquisti Los Angeles Luxury eccetera eccetera eccetera. Spero vi sia piaciuto, non sia troppo lungo, vi mando un bacio gigantesco, come al solito venite qua che vi abbraccio fortissimissimissimo, bacio bacio grande, e ci vediamo al prossimo video, ciao.